la strada ci sono le bancarelle di ortaggi coltivati da loro. Sono di ottima presenza. Il mercato della frutta e della verdura è ben curato nell'esposizione dei prodotti. Anche le persone si presentano ordinate. Le stuoie sono prodotte da loro. Queste stuoie rappresentano il loro materasso per dormire. La stuoia viene disposta direttamente sul pavimento. Sono fatte a mano. Ecco un laboratorio della caramella. La creatività di chi le produce e la bontà delle caramelle sono altissime, nonostante i pochi mezzi. Questo è il trasporto della ghiaia. La ghiaia è utile per i mattoni. Viene portata nel luogo della lavorazione con ceste, bacinelle e materiale di fortuna. Ecco un contadino al lavoro nei campi. Guardate l'attrezzo trainato dallo zebù e guidato dal contadino. I campi sono lavorati senza attrezzi adeguati, per cui la fatica è veramente tanta. Questo è un forno per cuocere i mattoni. Il mattone rappresenta una delle grandi conquiste del popolo malgascio. È da un paio di anni che hanno imparato a farli e nei villaggi si vedono le capanne che diventano case. I carretti sono costruiti a zangani e servono per il trasporto dei materiali pesanti.